Oggi noi siamo all'ex Fornace, sull'alzaia del Naviglio Pavese al numero 16, e qui ci accumuliamo in questo festival dell'internazionale di poesia, che è diretta peraltro dall'amico Milton Fernandez. Buonasera e bentornati a Poetando. Ospite della puntata sarà Guido Oldani con il suo nuovo libro di poesie edito da Mursia. Il titolo La guancia sull'asfalto, che nasce, che è poi il titolo anche di un testo, di un testo poetico della raccolta, e che è questo personaggio che dorme per strada, dorme letteralmente sull'asfalto e i camion gli passano qualche decimetro di distanza dalla testa. Ecco, questo è l'impianto, il sorprendente fatto che mi ha colpito. In 10 anni, dall'ultima tua raccolta dal titolo Il cielo di Lardo a questa tua nuova, sembra sia cambiata un po' la tua poesia. È come se ora necessitasse di più spazio e tentasse di conquistarlo aumentando il numero di versi in ogni tuo dettato. Sì, è vero. Allora erano soprattutto 7 testi, quindi erano molto, molto scultorei. Adesso i testi sono diventati 8-9, credo, mediamente. Quindi ci vuol poco e subito la scrittura si diluisce leggermente. Diciamo che prima era come bere una bibita con dentro i chiodi e adesso ha dentro solo dei sassi, ecco. Può essere così, però credo che ci sia quest'idea dell'aspro, del tentativo di tenerezza e dell'aspro che poi domina sempre la scena, il fondo, domina il fondo. Nella miriade di festival ai quali assistiamo e partecipiamo da parecchi anni, sembra sempre più difficile proporre una linea coerente, anche a causa della quantità di persone che vi intervengono, e spesso sostenere l'internazionalità risulta impossibile, nonostante i titoli altisonanti. Sono forse aspetti della confusione dettata dall'accatastamento? Ma io credo sempre che quando un numero di poeti, anche infinito, si raduna a leggere, se i poeti sono 100, ci sono 100 opere e la 101esima che è data dall'insieme delle 100, dei 100 testi che sono stati letti. Ha senso soprattutto per questo, ha senso di perché manifesta esattamente l'accatastamento delle opere, così come c'è in atto l'accatastamento dei corpi, dei popoli, degli oggetti, e quindi mi sembra emblematico. Io mi porto a casa l'opera complessiva, il mosaico con le tessere di questi 100 autori, insomma questo è il dato nuovo, per cui loro non sanno di essere dentro l'opera complessiva, ma lo sono, e questo è il dato nuovo che consente il realismo terminale. È un'opera sicuramente performativa ed è un'opera anche storica, epocale, che non avrebbe avuto senso 20 anni fa. Ecco, l'opera delle opere 20 anni fa sarebbe stato un fuori di senno, mentre adesso è radicalmente essenziale. Ed è un testo che mi è molto caro e che dice: l'inchiostro della notte si è smacchiato e la ciotola d'acqua della luce va a riempirsi durante la giornata. E mentre il tempo svolge la sua parte, come un vino che bolle e va in vapore, c'è sul muro un punto di matita, e quello è esattamente questa vita. Il conto. Questo testo era stato pubblicato prima in un giornale, credo nel Sole 24 Ore. È un'unica città, il mondo intero.
libera che assomiglia ad una tazza con al fondo la roba in cui si sguazza. E poi la specie umana tutta quanta non può di cose e cibi fare senza, va a rovesciarsi sopra al recipiente. Fra quelli che vi trovano rifugio, i cuori si scazzottano a vicenda. Dei fuori sparsi non si tiene conto, essendo che nessuno ha più pazienza. Democrazia, quasi delinquenza. Il cielo di Lardo e La guancia sull'asfalto, i suoi due ultimi libri editi da Mursia. La domanda che sorge spontanea è: perché La guancia sull'asfalto? Beh, perché c'è questo rapporto, il cielo di Lardo la dice lunga, no? Il cielo che assomiglia a un prodotto, a un prodotto di salumeria in qualche modo, quindi neanche particolarmente elegante, curioso, lombardo direi, no? Noi abbiamo spesso questi cieli un po' bianchi, venati, che fanno pensare appunto al Lardo, questo condimento. E La guancia sull'asfalto è la sua naturale prosecuzione, cioè il rapporto fra la guancia e l'asfalto non è così abituale, ma è significativo. Ecco, c'è oggi sempre di più gente che dorme con la guancia sull'asfalto, e quindi questo titolo è nato da un verso, e il verso corrispettivo è nato dalla vita metropolitana, da questi accatastamenti in cui i più diseredati si accatastano direttamente sull'asfalto, che diventa quasi la confezione, diventa quasi il piatto su cui servire l'ospite metropolitano che è uno di noi, un po' più sfortunato degli altri, ma ci vuol niente a finire con la guancia sull'asfalto.